Teatro Paradiso era una volta anche la prima vetrina per i giovani talenti. Ferrara ha marcato in allenamento Maradona, prima di diventarne compagno, Fabio Cannavaro ha convinto Lippi a portarlo in prima squadra calcando il campetto di Soccavo. Lo stesso dicasi per Carannante, Filardi e Taglialatela, tutti hanno percorso la salita del centro, metaforico passaggio ostico ma luminoso verso la gloria. Oggi la casa del Napoli è Castelvolturno, ma solo di rado vi transitano i giovani talenti, costretti a girovagare per gli accoglienti ma lontani campi di provincia. Presto, per volere di Benitez, anche gli azzurrini si alleneranno qui per crescere ancora e avvicinarsi all'esplosione. Malgrado ciò, lo scorso anno i ragazzi di Saurini hanno sfiorato il primo trofeo della gestione De Laurentiis. Soltanto una strepitosa Juve, quella dell'ex Baroni, ha impedito che proprio il San Paolo si facesse festa. A fine stagione Roberto Insigne è approdato in prestito al Perugia, l'ungherese Soma Novotny alla Paganese, ripercorrendo le orme dei vari Ciano, Maiello, Sepe e Dezi. Ad un passo dalla ribalta oggi ci sono tanti giovani talenti partenopei. Il nostro primo focus è per Gennaro Tutino, gioiellino sulla rampa di lancio. Castelvolturno lo aspetta, ancor di più i tifosi del Napoli e gli appassionati di calcio italiano. Yamia! Guadagniamo il pane, noi teniamo i errori di mano e sappiamo guadagnare. Yam yam, e facciamo presto, sotto la città di Rosmog e lo stress. Piccoli Insigne crescono, classe, potenza, sfrontatezza e talento allo stato puro. Tutto questo è Gennaro Tutino, la stella della primavera di Saurini, un predestinato. Esterno d'attacco e un destro naturale in grado di superare l'uomo con estrema facilità, a estro e tecnica, ma soli 17 anni impressiona anche per la sua esuberanza fisica, la potenza che sprigiona negli spazi. Uno scugnizio a tutto tondo, visto che ha personalità da vendere che diventa audace e spavalderia in campo, una dote che gli ha consentito anche di bruciare le tappe nella sua, sinora, breve carriera. Tutto di corsa come gli si addice. Originario di Giugliano, trasferitosi presto al Vomero, Jenny, come lo chiamano gli amici, da 7 a 11 anni cresce nella Juve Domizia di mister Sandro Nedi. Alla soglia dell'adolescenza viene prelevato dal Napoli, che vince la concorrenza di Juventus, Milan e Inter, potendo fare leva anche sulla sua fede azzurra. Nel vivaio partenopeo brucia le tappe. Gioiellino dei giovanissimi, gioca con un anno di anticipo negli allievi e conquista, soli 15 anni, anche la primavera. Nel 2010 vince la Viareggio Junior Cup con i giovanissimi e vice campione d'Italia nella stessa categoria. Una stagione folgorante con 21 reti segnate. Non si fermerà più, nel 2011-2012 gioca con gli allievi, con cui segna 9 reti in 9 partite. Debutta con la primavera di Sormani ad appena 15 anni, il 3 dicembre 2011 con una doppietta contro il Gubbio. Lo scorso anno 3 gol ed anche il sigillo nella finale di Coppa Italia persa con la Juventus. Prologo al ritiro in Trentino con Benitez, che ne apprezza qualità tecniche e atletiche. Con Saurini diventa il leader indiscusso della nuova primavera di cui è capitano. Sin qui 6 gol in 8 gare di campionato, 3 in 3 partite di UEFA Youth League, la Champions per i giovani. E anche il perno della nazionale Under 18 di Daniele Zoratto, con cui ha vinto la medaglia d'argento agli europei. In tutto 38 presenze e 7 reti con l'Azzurro Italia. Studia da Caglion, ama il numero 7 e fuori dal campo il tennis, Federer e soprattutto divertirsi con la sua ragazza Arianna. Il Napoli lo coccola e lo ha blindato già un anno fa con un contratto sino al 2017. Tutino e questo ed altro. Taglio di capelli da punk, tatuaggi sul braccio destro e sulla spalla, la cresta riccia e tanta voglia di arrivare più lontano possibile con l'azzurro nel cuore e bruciando le tappe.